dei temi che sono stati trattati ieri durante il Mercuriale, settimo corso, è legato all'importanza che ha l'attività fisica in termini di sviluppo. Intanto in termini di sviluppo fisico, è uno degli esempi che io ho portato a proposito di questa interconnessione, questa fortissima influenza che ha l'attività fisica e tutte le forme di movimento per lo sviluppo fisico, è dovuta a una delle ricerche ormai avanzate che noi abbiamo anche proprio sullo sviluppo prenatale della nostra specie, che testimonia come quando l'embrione diventa feto attorno all'ottava settimana di gestazione, è grazie a dei movimenti non casuali e non caotici del feto, stiramenti della colonna muscolare in un esserino lungo 2,5 cm grosso modo, che producono e che, diciamo così, stimolano i successivi meccanismi complessi di sviluppo per poi arrivare ovviamente alla nascita. E questo impatto molto forte del movimento in termini di sviluppo non è solo fisico e motorio, ma si ripercuote su tutti gli aspetti che hanno a che fare con i nostri comportamenti, sia dal punto di vista appunto comportamentale, cognitivo, emotivo e sociale. In particolare, oggi le neuroscienze hanno contribuito moltissimo a mettere a fuoco l'importanza che ha il movimento in tutte le sue forme, ma in particolare durante gli anni considerati affamati di movimento, che sono quelli che vanno dai 6 agli 11 anni, gli anni della scuola primaria, in cui ci sono molte evidenze a supporto di quanto sto dicendo, in cui si testimonia come la qualità e la quantità di movimento fatta per i bambini di quest'età stimoli, per esempio, le capacità di apprendimento, di memoria e anche di prestazione scolastica. A testimonianza come i bambini che si muovono di più, se confrontati con i coetanei, hanno, per esempio, prestazioni motorie, e questo ormai lo sappiamo, ma anche prestazioni cognitive e scolastiche migliori. Quindi l'importanza appunto di muoversi anche in termini di abilità logico-matematiche, per esempio, o di lettura. E un altro aspetto molto interessante è anche a livello scolastico l'importanza che questo ha in termini di apprendimento motorio a scuola. Quindi l'importanza che ha oggi l'educazione fisica deve essere assolutamente riconsiderata, non più come la cenerentola delle materie scolastiche, ma di pari dignità rispetto alle altre, perché anche durante l'educazione fisica scolastica, quando l'attività in particolare è variata, multilaterale, ma anche intensa, stimola, come dire, complessivamente le capacità non solo, diciamo così, dell'attivazione fisiologica, ma anche di questo, e produce poi nelle successive materie scolastiche livelli più elevati di attenzione e dunque di apprendimento, e questo anche favorisce notevolmente lo sviluppo dei più piccoli. Infine, due parole sullo sviluppo, diciamo così, emotivo. Il movimento è vita, ed è vero, ma il movimento deve essere piacevole e divertente. E questa è una leva motivazionale fondamentale, direi, da quando si è piccoli, dalla scuola dell'infanzia fino a quando si è nonni. Per tutte le età, il movimento è, se piacevole, è divertente, e questo aiuta e facilita la possibilità che le persone si muovano, inizino a muoversi e continuino a muoversi e che adottino uno stile di vita attivo. Ci si diverte di più quando ci si sente capaci, questo è un altro snodo fondamentale, quindi imparare con i più piccoli a proporre delle attività piacevoli e divertenti è anche un'altra leva motivazionale importante, perché tende a far sentire le persone capaci di muoversi, e questo è, insieme al divertimento, per questione di competenza, un'altra leva fondamentale.